fa parte della dottrina dei battesimi, del fondamento. E in, Gal in Ebrei nel capitolo 6, il verso 1 e 2, l'apostolo che scrive questa epistola dice, perciò lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dillo la dottrina dei battesimi. Della imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. Quindi, noi troviamo qui una parola chiave o più di una, dottrina dei battesimi. Dillo, dottrina dei battesimi. La parola battesimo, sapete che significa? Dal greco è baptizo, e significa immergere fino a sommergere. Quindi raccomando ai battezzanti stasera, a coloro che devono battezzare, che dovete immergerli fino a sommergerli. Amen. Ok? E questo, quello che dobbiamo comprendere, che la Bibbia parla nel Nuovo Testamento di almeno tre tipi di battesimi. Quindi immersi in che cosa? Perché il primo tipo di battesimo si riferisce al battesimo nel corpo di Cristo, quello che è necessario per la salvezza e che avviene nel momento della nuova nascita. Non è una cosa naturale come facciamo stasera, ma è una cosa spirituale, soprannaturale. La persona che conosce Gesù viene immersa, dillo immersa, nel corpo di Cristo. Battesimo in Cristo. Poi c'è il battesimo nello Spirito Santo, che è una potenza soprannaturale che Dio ci ha dato, atti 1.8. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. La manifestazione di questo battesimo qual è? è il parlare in altre lingue ed è appunto immersi nello Spirito Santo la potenza per il servizio e poi c'è il battesimo in acqua quello che stasera stiamo facendo e quello che tra qualche minuto loro faranno amen è un atto di obbedienza Gesù ha detto andate e fate questo battesimo battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Amen. Non vi ho consigliato, perché Dio ci dà degli ordini e fanno appello alla nostra volontà gli ordini. Dobbiamo decidere di farli. Amen. E quindi cos'è il battesimo in acqua? È l'ingresso al discepolato. Quindi benvenuti nel discepolato. Amen, facciamogli un applauso. Ora il battesimo in acqua contiene dei, sim, dei, dei simboli. Quello che loro adesso faranno, lì dietro c'è una vasca, tra un minuto, tra qualche minuto loro faranno il battesimo in quel posto. Allora cosa succede? Il primo atto è quello di scendere appunto nelle acque, nelle acque e quindi lasciarsi battezzare. Quindi scendere nell'acqua che significa essere morto con Cristo, poi rimanere giusto per qualche secondo, non troppo tempo, sott'acqua significa che i nostri peccati sono stati seppelliti. Amen. Poi si emerge dall'acqua, si viene fuori dall'acqua e significa che io sono risorto con Cristo. Naturalmente quello che io vi sto spiegando adesso non avviene adesso, ma è già avvenuto nella vostra vita. È un atto simbolico quello che stiamo facendo, ma contemporaneamente non bisogna sottovalutarlo perché è un atto di ubbidienza a quello che Gesù ci ha detto. Amen. Poi quando escono dalla vasca incominciano a camminare. Questo significa che per la nostra vita, per la vostra vita, c'è un nuovo cammino in Cristo. E poi ti vai a sedere. Sai che significa? Che siamo stati seduti, che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, Amen. E nei luoghi celesti in Cristo, lì c'è tutto sottomesso e sottoposto, principati, potestà e dominatori del regno delle tenebre. Gesù disse un giorno: Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Amen. Dillo solo la verità. Mi rende libero. La bugia mi schiavizza. Pure le mezze bugie mi rendono schiave. E voglio parlarvi adesso di qualcosa che ci deve far riflettere. La verità abbiamo detto che ci rende libero, giusto? voglio farvi un esempio con le banconote come fai a riconoscere quelle false perché ce n'è una vera amen quindi quella vera svergogna tutte quelle false quando la verità viene nella tua vita tu conosci tutte le altre che sono false perché la verità è quello che ti libera perché la verità è quella che ti apre gli occhi perché la verità, come disse Gesù, ti rende suo discepolo e ti fa libero e sei veramente libero. Quindi chi si battezza in acqua dichiara che cosa? Dichiara di essere morto alla natura adamica. Che tra un minuto vi spiego cos'è. Al sistema malvagio di questo mondo. Gesù ha detto che noi stiamo nel mondo ma non siamo del mondo. Dillo alla persona accanto a te, tu stai qui nel mondo, ma non sei di qui. La tua cittadinanza è del cielo. Amen. Quindi dichiariamo di essere stati liberati dal sistema malvagio di questo mondo. Dichiariamo di essere stati liberati dalla carne. Dichiariamo di essere stati liberati dal peccato, di aver rinunciato alla propria volontà per fare la volontà di Dio. Romani capitolo 6, verso 6, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, sapendo questo, cioè come se Paolo ti sta dicendo stasera, questa è una verità fondamentale, hai bisogno di saperlo. Dillo alla persona accanto a te, hai bisogno di saperlo, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Dillo, io non voglio più servire al peccato. Infatti... Colui che è morto è libero dal peccato. Amen. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con lui. Amen. Dillo, morti con Cristo. Dobbiamo mantenere quella posizione di essere morti con Cristo. Quindi Paolo dice che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, perché per liberarci dalla natura adamica, che è la natura di peccato, Dio ha scelto l'unico modo per poterlo fare. Non è quello di modificare un po' la propria vita, faccio brava, è come per dire, no, un albero che fa frutti malvagi, tu glieli togli, gli togli i frutti cattivi. Che succede roba? Ti fai un'altra volta frutti malvagi. Perché il problema non è il frutto, ma è la radice. Gesù non è venuto un po' a modificare la tua vita. Hai ti fa un bravo guaglione con un porto di buono da raccomando, guai hai capito? No, Gesù è venuto a compiere un'opera di trasformazione e di cambiamento. Amen. Quindi quello che Gesù ci sta dicendo, la natura, natura d'Ami che è stata crocifissa grazie a che cosa? Alla sua crocifissione, al suo sacrificio. Noi diventiamo che cosa? Nuove creature in Cristo. Amen. Per capire bene questo concetto, cari, dobbiamo capire che sulla Terra l'essere umano può vivere solo in tre modi, dillo tre modi. Il primo modo è in Adamo. Qual è il modo di vivere in Adamo? È il modo di vivere della natura che ogni essere umano che è nato in questo mondo ha ereditato da Adamo. Noi siamo peccatori perché abbiamo ricevuto un'eredità. Un'eredità spirituale, l'eredità di peccato. Infatti se ricordate quando Adamo ha peccato, quali sono state le prime reazioni che lui ha avuto? Si è nascosto dalla presenza di, di Dio, poi ha accusato sua moglie. E la moglie cosa ha fatto? Ha accusato il serpente. E insieme hanno accusato Dio. Questa è la dimostrazione di quello che compie, di quello che fa la natura adamica, la natura adamica accusa. Punte il dito. Questo è il primo modo di vivere. Ora tu non ti puoi liberare, cari, da questa natura, con tutti gli sforzi che puoi fare, tutti i sacrifici, tutta la buona volontà, digiuni, quello che tu vuoi, non puoi liberarti. Un esempio è come le sabbie mobili, quando ci stai dentro, più ti muovi, più affondi. Amen. Non ti puoi liberare da quelle sabbie mobili. Hai bisogno di essere liberato. Qualcuno ti deve tirare fuori. Buona novella, questo qualcuno è Gesù. Amen. Non è opera del nostro sforzo, ma è opera del sacrificio del Messia, del Figlio di Dio. Un altro esempio. Tu non puoi cambiare il colore, il manto che ha addosso una tigre. È per natura così. Quello che è impossibile per gli uomini cari è possibile per Dio. Vivere una vita di arresa, questa è in Adamo. Poi un altro modo di come possiamo vivere è nella carne. Questa è la condizione di quella persona che dopo che ha ricevuto Gesù nella propria vita, non crocifigge ogni giorno la sua carne, non muore ogni giorno a se stesso, ma fa prevalere le opere della carne nella sua vita. E la Bibbia dice che chi vive in questo modo non erediterà il regno di Dio. La carne ce l'hanno solo i credenti. I non credenti hanno la natura adamica, ma il credente dopo aver ricevuto Gesù ha la carne, che è le crocifiggere. Amen. La morte della carne è la croce. Dillo, la morte della carne è la croce. Amen. Perché pur avendo accettato Gesù come Signore della propria vita, continua a vivere in modo indipendente da lui. Ci sono cristiani che vivono in questa maniera, ma chi conduce una vita simile non vive nella vittoria, vive nella sconfitta, vive nella carne e non realizza la vittoria. Purtroppo ci sono tanti cristiani che oggi vivono nella sconfitta, perché? perché vivono nella carne, ammettiamolo. Silenzio in sala. E il terzo modo di vivere è vivere in Cristo. Amen. È la condizione di chi cammina nella grazia dipendendo in ogni cosa dall'iniziativa divina. Cioè tu non hai iniziative proprie ma dipendi dalle iniziative di Dio nella tua vita. Amen. Ora come tutti nasciamo, siamo stati costituiti peccatori in Adamo, quando tu nasci di nuovo, vieni costituito giusto in Cristo. Infatti l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 dei Galati, il verso 20 dice, io in Adamo sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io in Adamo che vivo ma è Cristo che vive in me è quella vita che ora vivo in Cristo quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù ha detto che solo una cosa ci rende liberi. L'abbiamo detto prima, la verità. La verità ti libera. E la verità è questa, vivere una vita in Cristo. La mezza verità. È una bugia ed è una menzogna. Amen. La mezza verità è quando una persona aggiunge Cristo nella sua vita. Un giorno l'Apostolo Paolo andando predicando per vari posti disse ho visto che qui avete molti idoli, siete molto religiosi, ma ho visto anche un'altra... Immagine una statua dedicata all'Iddio sconosciuto, cioè quelli che avevano pensato, sì, ma caso ce n'hanno scordata qualcuna, C'è un attimo quello che non conosciamo. E Paolo cosa fece? Prende, prese l'opportunità per predicare l'oro del Vangelo. L'Iddio che voi non conoscete, oggi lo potete conoscere. Lui può trasformare e cambiare la vostra vita. Molti fanno così, aggiungono Cristo. Vabbè, non si può mai sapere. Mettiamoci pure Gesù. E pensano in questo modo, il Signore mi serve. Quando nessuno mi aiuta, mi aiuterà il Signore. Questa cari non è la verità, questa è una mezza verità. È una mezza verità, è bugia. Quando vivi in questo modo, hai aggiunto Cristo nella tua vita, stai dimostrando di essere ancora in Adamo. Perché? Perché vuoi usare tutti, vuoi usare anche Dio. Non devi aggiungere Dio. Dio è il Signore. Amen, tra un minuto ci arriveremo. Ora da un altro esempio, alcuni dicono, ora do la mia vita a Cristo. Anche se questa frase è una bella frase, però cari vi dico una cosa, è una mezza bugia. Quando vivi così, stai dimostrando che Cristo non è il Signore della tua vita. Perché se Lui è il Signore della tua vita, tu sei morto. Tu non, un morto non può aggiungere. Amen. Tu sei morto con Cristo e in Cristo. Perché quando tu dici io do adesso la mia vita a Cristo, sei sempre tu che comandi. Lui non è il Signore ma lui vuole diventare il Signore e lo vuole essere per il tuo bene spirituale. Amen. Per questo motivo le mezze a verità sono bugie perché non dobbiamo aggiungere Cristo alla nostra vita, non dobbiamo dare la nostra vita a Cristo. La verità qual è? La verità è questa, quando tu sei morto la natura adamica è stata crocifissa con Cristo. Non sei più tu che fai decisioni, perché un morto non reagisce. Se tu gli dai schiaffi, se tu gli tiri i capelli, se gli dovessi tagliare un dito, un morto non reagisce, è morto. E questo è il modo di come Dio vuole che noi come cristiani... Quando viviamo in Cristo dobbiamo vivere. A volte noi reagiamo alle offese, reagiamo alle critiche, reagiamo alle accuse. Ma se tu sei in Cristo, tu sei morto. Tu non reagisci perché la tua vita è nascosta in Cristo, è nascosta in Dio. Amen. Questa è la verità. Tu non sei salvato per quello che tu hai fatto, ma sei salvato per quello che Gesù ha compiuto per noi sulla croce. Solo per quello siamo salvati, cari. Non perché noi abbiamo deciso di fare certe cose, ma perché abbiamo crocifisso la nostra vita. Amen. Sapete qual è il problema di molti che stanno vivendo ancora nella morte, non stanno vivendo nella vita della morte, non stanno vivendo una vita di vittoria. Cristo vuole che tu vivi una vita di vittoria, non vivere più nella morte o nella vita che hai abbandonato e che hai rinnegato, vivi una vita di resurrezione in Cristo. Lì sperimenti la vittoria. Amen. Per questo motivo l'apostolo Paolo afferma che il vecchio Paolo era stato crocifisso con Cristo. Sapete che stava dicendo? Il vecchio Paolo ha perso l'identità di Adamo e ha acquisito l'identità di Cristo. Amen. Cosa vive in noi? Paolo disse la vita, la vita che ora vivo nel corpo fisico, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Cari, questo è il mistero. Cristo in voi. Speranza di gloria. Dillo, Cristo in me. Speranza di gloria. Perciò Paolo disse, non sono più io che vivo. Il vecchio Adamo è stato crocifisso, oggi ho non più l'identità di Adamo, ho l'identità di Cristo. Se tu afferri il 15% di quello che ti sto dicendo, la consapevolezza che sei in Cristo che la tua vera identità non è più in Adamo, ma è in Cristo. Tu vivi ogni giorno una vita di trionfo, tu vivi ogni giorno una vita di vittoria. Perché? Perché non hai aggiunto Cristo. Perché non hai dato la tua vita a Cristo. Ma perché sono morto, sei morto. Il vecchio Adamo è stato crocifisso con Cristo, cioè non c'è più. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. In questo modo non ti identificherai più con quello che sei stato. Non ti identificherai più con il vano modo vivere dei nostri padri tramandatoci dai nostri padri. In questo modo non ti identifichi più con la tua carne, ma ti identifichi in Cristo. Perché? Perché ti stai accordando con la verità. E Gesù ha detto, quando ti accordi con la verità, la verità ti rende libero. Amen. Stiamo su un cammino di trasformazione, cari. Paolo diceva che se lui non avesse vissuto una vita di resurrezione sarebbe stato l'essere umano più miserabile della faccia della terra. Ma Dio vuole che tu vivi una vita di resurrezione. Ascoltami, la trasformazione del cuore si ha morendo a te stesso. Romani 8,13. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, morite, morrete. Ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere della carne, voi vivete. Amen! Cosa ci sta dicendo qui l'Apostolo Paolo? Non mi fate distrarre dalla luce. Perché se vivete secondo la carne, cosa succede? Chi vive secondo la carne, chi vive, chi può vivere nella carne è il credente. Se vivi secondo la carne, tu muori. Ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere della, del corpo, voi vivrete. Amen. Per quale motivo Dio ci dice questo? Perché vuole che l'immagine di suo figlio sia presente, radicale nella nostra vita. Amen. Quando smetti di morire a te stesso. Smetti di cambiare. E ci sono cristiani che hanno smesso di morire a loro stessi e hanno smesso di cambiare. Mi dice, ma io devo sempre cambiare, sempre, sempre. L'Apostolo Paolo ad un certo punto, leggiamo Romani 8, dice... Esclama e dice miserome chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte ma sia ringraziato Gesù Cristo amen vivere la vita in Cristo è vivere una vita di vittoria vivere la vita in Cristo è vivere una vita di trasformazione di cambiamento amen quindi dillo, quando smetto di morire a me stesso, smetto di cambiare, smetto di essere trasformato di gloria in gloria, non ci vai. Ma Dio ti vuole portare. Chi ci arriva quando uno muore? Amen, ci sei? Cosa ha fatto Dio per noi? Qual è il suo pro progetto finale? In Adamo ci ha inchiodati sulla croce. Per quale motivo? Per farci diventare secondo l'immagine del suo figlio, del suo unigenito figlio, Gesù Cristo. In altri termini, cari, tutti quanti noi dobbiamo mostrare una parte di Gesù. Amen. Dobbiamo essere come Gesù, dobbiamo vivere come Gesù, come il Signore Gesù che è il re della nostra vita. Quando finirà questo processo? Fine a quando staremo qui sulla terra non finirà mai. Quindi dillo alla persona accanto a te: lavori in corso nella mia vita. Quindi abbiamo ancora molto. Da lavorare 8, 29 di Romani perché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio affinché sia il primogenito fra molti fratelli. Amen. Essere come Lui. Ora voglio farvi riflettere su qualcosa. Gesù è stato l'unico. Nato senza peccato, è vissuto senza peccato. La Bibbia dice che Gesù è stato ubbidiente a Padre in ogni cosa. Eppure, cari, eppure la Bibbia dice che lui si è dovuto umiliare. Perché Gesù si è umiliato? Per mostrare a me e a te come diventare come Cristo. La via dell'umiliazione. Filippesi 2: è trovato nell'esteriore, simile ad un uomo, abbassò se stesso. Dillo abbassò se stesso. Divenendo ubbidiente. Fino alla morte. E alla morte della croce, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato. E gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome: per mostrarci, non ne aveva bisogno per se stesso, nato senza peccato, vissuto senza peccato. Ma per mostrare a me e a te la via che noi dobbiamo condurre. Per arrivare dove? A vivere una vita nella potenza. Come nell'ultima parte che abbiamo letto. Perciò anche Dio l'ha sovranemente innalzato e gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome. Amen. Questo è quello che succede a me, questo è quello che succede a te. Perché Gesù fu battezzato? Lui non aveva bisogno di essere battezzato. Quando Giovanni l'ha visto venire, non sapeva, lui era il cugino. Si conoscevano nella carne, ma Giovanni il Battista non lo conosceva come il Messia. Quando l'ha visto venire, ha detto, ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato dal mondo. E poi ha detto, tu non hai bisogno di essere battezzato, io ho bisogno di essere battezzato. Cosa ha risposto Gesù? Lascia che la scrittura sia adempie. Perché nel battesimo, perché Gesù fu battezzato? Perché nel battesimo Gesù stava dicendo, sarò obbediente. Padre, fino alla morte e alla morte della croce. E quando lui fu battezzato udì quella voce dal cielo. Apritevi al cielo perché potete udire delle voci dal cielo. Ed ecco una voce dal cielo gli disse, questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Il Padre come mai dice, prima che lui incomincia il suo ministero, prima che lui incomincia lo scopo per cui era venuto, mi sono compiaciuto. Perché Gesù nel battesimo stava dicendo, Padre, io sarò obbediente a te fino alla morte. E alla morte della croce, trovato nell'esteriore, simile ad un uomo che abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Quando le disse Gesù queste parole, quando si stava battezzando, Prima di entrare nel ministero, Gesù disse: Padre, oggi è il giorno del mio battesimo. E ti prometto che sarò ubbidiente fino alla fine. Amen. Amen. Quindi, se in Adamo siamo ribelli, in Cristo come siamo? Diventiamo ubbidienti, capi. Amen. Quando sei ubbidiente sei in Cristo. Quando sei disubbidiente e ribelle sei in Adamo. In Cristo siamo ubbidienti. Perché Gesù abbassò se stesso e imparò l'ubbidienza. Amen. Dove fu battezzato Gesù? Nel fiume. Giordano. Amen. Il Giordano, cari, questo fiume, si forma nel Libano dall'unione di tre fiumi, i tre sono uno, e uno sono tre. Amen. Nascono dal monte Ermon, quindi nel nord ed entra subito nel territorio di Israele entra anche nel lago di Tiberiade quel famoso lago dove sono successi tanti miracoli dove c'è stata la pesca miracolosa dove c'è stato Gesù che ha camminato sulle acque 209 metri e questo lago sotto il livello del mare e il fiume Giordano arriva fino a 430 metri sotto il livello, cioè il luogo più basso di tutta la faccia della terra. Viene chiamata la valle del Giordano, il luogo dove Gesù fu battezzato, lungo circa 330 chilometri. Dove fu battezzato Gesù? Nel luogo più basso, di tutta la faccia della terra. Giordano, una parola etimologica, significa discendere. Colui che discende, cosa rappresenta? Rappresenta il cammino che deve compiere il credente. Qual è? Quello di abbassare se stesso. Come ha fatto Gesù? Abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Quando Gesù si battezzò, disse, io abbasso me stesso. Padre, farò tutto quello che tu mi dirai di fare. E il padre gli rispose, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Amen. Chi si identifica con Cristo, spiritualmente parlando, sapete cosa fa? Passa attraverso il Giordano. Amen. Ma non finisce lì il cammino. Il Giordano è un luogo di umiliazione. Cosa ha detto Dio? Chi si abbassa sarà innalzato. Chi si abbassa? Non sono gli altri che ti devono abbassare. se tu che ti devi abbassare, sarà, sono gli altri e Dio che ti innalza sarà innalzato. Questo è un principio divino nella parola di Dio, cari. Il padrone della Chiesa, il Signore della Chiesa, sapete chi è? È Gesù Cristo. E Gesù usa questi principi nella Chiesa. Chi si abbassa sarà innalzato. Chi si innalza sarà abbassato. Non dipende da chi è in autorità nella Chiesa. Non dipende da te. Dipende da lui. Dio innalza chi si abbassa. Ma abbassa chi si innalza. E questo è quello che rappresenta il Giordano. E voglio dirti una cosa cari, entrerai nella gloria solo dopo essere passato attraverso il Giordano. Amen! Il Giordano cosa rappresenta abbassare noi stessi? Umiliare se stessi? Sottomettere noi stessi? Morire a noi stessi? Quando si smette di morire a se stessi, si smette anche di essere trasformati all'immagine di Cristo. Gesù ha passato attraverso il Giordano, in un luogo di umiliazione, per imparare l'ubbidienza. Se tu vuoi andare in alto con Dio, devi passare attraverso un luogo di umiliazione devi imparare l'ubbidienza. Amen. Come Gesù ha imparato l'ubbidienza attraverso le cose che lui ha sofferto. Ma un giorno lui portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. È stato nel luogo dell'umiliazione, il punto più basso di tutta la faccia della terra per poi arrivare sul monte della trasfigurazione, nella gloria. Dio ti vuole portare nella gloria, ma prima di arrivare alla gloria c'è l'umiliazione. Ti devi abbassare. Amen. Lì, al monte della trasfigurazione, Dio rivela ai tre discepoli che Gesù è suo figlio. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra. Prima è dovuto andare in basso, poi è andato in alto. Prima vai in basso e poi vai in alto. E li condusse sopra su un alto monte in disparte. E fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole. Il sole non lo puoi fissare. Ti abbagli. Non era come Mosè. Era un altro tipo di luce. Sapete che stava succedendo sul monte della trasfigurazione? Quello che c'era dentro di Gesù venne rivelato esternamente e gli altri lo videro ed è potuto succedere perché perché prima è attraverso il Giordano e poi è andato sul monte della trasfigurazione Amen e le sue vesti divennero candidi come la luce ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia Conversavano con lui. Pietro allora prendendo la parola disse a Gesù: Signore è bene che noi stiamo qui. Se voi faremo qui tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola. Li adombrò. Non era cattivo tempo, era la nuvola della gloria. Gli ebrei sapevano che quando c'era la scecchina era la gloria. La presenza di Dio era lì e si udì una, una voce dalla nuvola che diceva questo, questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto ma aggiunge una cosa, ascoltatelo. Amen! Ascoltate il mio amato figlio. Quello che viene aggiunto nel Giordano dove non c'era, ma alla trasfigurazione c'era. Ora, se siamo in Cristo, a chi dobbiamo ascoltare? Dobbiamo ascoltare Cristo. Chi vive in Adamo cosa fa? Si lascia trascinare dalla carne. Vive nella ribellione, vive come un arrogante, vive nello spirito di indipendenza. Chi è in Cristo vive nella verità. Gesù disse un giorno, io sono la via, la verità è la vita. Nessuno arriva al Padre se non per mezzo di me conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi e sarete veramente liberi.